inclusione, cooperazione e carità. Alla vigilia della sesta giornata mondiale dei poveri, la Caritas diocesana di Matera Ersina con l'Istituto di Formazione e Ricerca per lo sviluppo dell'imprenditoria sociale nel Mezzogiorno di Confcooperative Basilicata hanno sottoscritto un protocollo di collaborazione e presentato un progetto di tirocini formativi. Un momento utile a sottolineare quanto ribadito dal Santo Padre nel suo messaggio per la sesta giornata dei poveri. Un invito a non ragionare in termini di assistenzialismo nei confronti dei poveri, ma attraverso progetti che riabilitano la vita. Perché è necessario andare oltre al sostegno dei poveri di natura esclusivamente assistenzialistica e trovare nuove strade che permettano loro di ripartire in una vita autonoma. Un momento intenso, molto bello sotto tanti aspetti, perché mette in evidenza da una parte la cooperazione tra noi e il presidente delle cooperative italiane, ormai voglio dire Pino lo conosciamo così, e lo ringrazio perché insieme stiamo portando avanti dei progetti che ci permettono soprattutto di poter aiutare tanti, sia locali che stranieri, per potersi inserire, trovare un posto di lavoro, ritrovare soprattutto la loro dignità. E la giornata cosiddetta tra virgolette del povero indica quanto Papa Francesco un po' ci richiama fortemente. Noi dobbiamo uscire fuori da quella che è la logica dell'assistenzialismo ed entrare nella logica che ognuno deve essere capace di poter badare a se stesso. Per poter badare a se stesso è necessario che ci siano anche delle persone che li aiutano concretamente attraverso dei percorsi di formazione, attraverso delle opportunità che vengono date, e questo richiede anche un po' di tempo e richiede anche impegno. Quando c'è questo, allora di risultati ne vediamo nel tempo. In questa sala, d'altronde, quanti corsi di formazione ci sono stati, quanti ne continuiamo a fare, e dobbiamo pensare che tutto quello che avviene soprattutto domani, non soltanto qui alla Caritas nostra centrale, ma sono ben 40 i centri che abbiamo sul nostro territorio dove si opera nel silenzio, nella discrezione e nell'attenzione a tante situazioni. Io di questo sento davvero di ringraziare soprattutto i confratelli sacerdoti che lavorano e portano avanti questa attenzione particolare verso tanti fratelli e tante sorelle bisognose. È un messaggio importante quello che sottolineava il nostro arcivescovo, che si traduce anche nell'impegno della cooperazione a favore di un territorio tutto, che rappresenta anche quel punto di intesa con l'azione dell'Arcidiocesi di Matera Ersina e della Caritas più in generale. Sì, è un percorso che proseguiamo insieme nel cammino da sempre sostanzialmente, che continuiamo anche nel segno di oggi, del protocollo che abbiamo siglato, ad creare quelle connessioni e quelle opportunità di sviluppo del territorio, delle nostre comunità, per fare in modo che ogni persona possa cogliere le opportunità e possa essere accompagnata, soprattutto in una dimensione nella quale dove la Chiesa, Confcooperative sul livello nazionale, su tutti i territori, in Basilicata in particolar modo, nella nostra provincia di Matera, lo continua a fare da sempre, lo fa dando opportunità e creando opportunità per tanti giovani che sono rimasti in Basilicata e hanno investito nella nostra terra, così come anche con tante persone che accogliamo, come il caso di oggi, perché ognuno deve sentirsi incluso nella nostra società, nella nostra comunità. Questo è quello che continuiamo a fare insieme. Io ringrazio Don Pino, ringrazio la Caritas, perché i percorsi che noi avviamo sono fatti nel segno di una apertura collettiva, perché ognuno possa sentirsi protagonista di questa nostra comunità, ed è quello che continueremo a fare con le nostre cooperative. Il modello, quello che abbiamo presentato questa sera, che rappresenta il punto di partenza di un disegno più ampio che avrà come elemento centrale quello della condivisione anche con le realtà territoriali, sull'esempio e sulla scia di tanti progetti già avviati. Sì, sì, sicuramente questo è già in atto, e lei deve pensare che in ogni parrocchia si celebra questa giornata e ogni parrocchia prende le sue iniziative, ci sono dei segni particolari, per cui voglio dire c'è una sinergia dove c'è un volto di Chiesa che è presente sul territorio, che agisce
opera, proprio in nome di quella fraternità, in nome di quell'amore che deve essere sempre il segno distintivo della Chiesa e dell'attenzione all'altro. Questo ci ha insegnato Gesù Cristo, questo dobbiamo essere. Se dovessimo venire meno a questo tipo di missione, allora è inutile che la Chiesa continui ad esistere. Cosa accadrà proprio a livello tecnico? Come prenderà forma questo progetto? La firma è il primo passetto, il primo step di un processo che si attiverà. Il protocollo firmato consentirà di sottoscrivere successivamente tutti i progetti formativi per l'avvio di tirocini. ISME come soggetto proponente, in quanto ente di formazione accreditato presso la Regione Basilicata, che quindi ha la capacità sia tecnica che anche giuridica per fare questo. E la Caritas è il soggetto che attraverso ISME chiederà appunto di attivare i tirocini presso le varie aziende che in questo, diciamo, da un punto di vista di procedura si chiamano soggetti ospitanti. Quindi questo protocollo avvia questo processo, quindi nel momento in cui la Caritas diocesana attraverso anche i centri di ascolto individuerà delle persone in stato di fragilità socio-economica e per avviare un processo di rinascita vorrà per loro fare dei percorsi personalizzati attraverso l'esperienza di formazione e lavoro, con ISME costruirà il percorso di formazione, il progetto formativo, cercherà l'azienda e attiverà il tirocinio formativo. Un bel momento, ricordava quanto sottolineato da Papa Francesco, i valori della carità, i valori del sostegno alle categorie svantaggiate non deve tradursi solo in assistenzialismo, ma in un percorso invece di accompagnamento. Certamente, assolutamente è finito il periodo dell'assistenzialismo, perché aiuta ma non fa crescere. C'è bisogno di fornire strumenti che possono servire alla persona per rimettersi in piedi. È una goccia, come ha detto il Vescovo, è una goccia in un mare di bisogni, però non dobbiamo scoraggiarci, andiamo avanti, soprattutto pensando ed essendone certi che ognuno di noi deve fare qualcosa nel suo piccolo, dovunque si trovi. E quindi se tutti facciamo qualcosa, certamente non è globalizzazione, che è una parola che io non sopporto, ma è quello che dice il Papa, ecumenismo del cuore e dello spirito, cioè la diversità che si ritrova in una unità e in questa unità ognuno può trovare il suo spazio. Il aiutare un povero dovrebbe essere un momento provvisorio, poi si dovrebbe andare avanti, cercare soluzioni, fornirgli gli strumenti, soprattutto strumenti culturali, perché così come ho detto in precedenza stiamo assistendo ad una povertà transgenerazionale, una povertà ereditaria. Il figlio del povero difficilmente si rialzerà. E questa cosa si tramanda di padre in figlio ed è una cosa che dobbiamo scrollarci, perché fino a quando ci saranno queste sacche di povertà l'umanità intera non può andare avanti. Abbiamo bisogno che tutti riusciamo a vivere in una sorta di giustizia sociale, perché farebbe bene a tutti quanti. E allora diamoci da fare, su, imbocchiamoci le maniche, come dice il Papa, rimbocchiamoci le maniche e soprattutto svegliamoci dal torpore che a volte ci prende, perché di fronte a certe immagini come quella dei migranti o come ho detto in precedenza della signora che è morta per freddo e il bambino di 20 mesi che è morto anche lui per freddo. Di fronte a queste immagini non possiamo rimanere senza essere partecipi di questa storia, perché lì non è responsabile soltanto lo scafista, sono tanti i responsabili e forse fra quei responsabili ci siamo anche noi.